Bake Off Italia 2018 torna in onda questa sera per il gran finale di questa edizione e la proclamazione del vincitore. Sui social tutti sembrano essere d'accordo che l'unica che merita la vittoria sia Irene, ma è vero anche che le lamentele non mancano, soprattutto per via di Yolanda. Originaria di Ottaviano, in provincia di Napoli, la papabile pasticcera provetta ha dimostrato tanta caparbietà ma poca bravura, almeno secondo il pubblico che adesso inveisce contro di lei sui social e sulla pagina Facebook del programma, che chiede ai fan di fare il nome del proprio preferito. Proprio per via di tutto quello che si dice su Yolanda, qualcuno è arrivato ad esclamare: allora chi l'ha votata se tutti non la vogliono tra i favoriti? Il mistero resta e qualcuno arriva addirittura a dire che il programma è truccato proprio come tutti gli altri, ma sarà vero oppure no? In attesa di scoprirlo. Colpi di scena dietro l'angolo? Anche la sesta edizione di Bake Off Italia 2018 si avvia alla conclusione. Questa sera su Realtime i tre concorrenti ancora in gara si sfideranno per aggiudicarsi l'ambito titolo del Cooking Show condotto da Benedetta Parodi e in onda tutti venerdì sera. Dopo 13 puntate nelle quali non sono mancati colpi di scena e qualche polemica, Yolanda, Irene e Federico sono riusciti ad avere la meglio su altri colleghi, alcuni dei quali sembrano persino favoriti per la conquista dell'ambito titolo. Il terzetto rimasto in gara ha messo in mostra il proprio talento in varie occasioni, stupendo anche per la maestria in cucina nonostante la giovane età. Colui che maggiormente ha sorpreso in queste ultime puntate è stato Federico che, con i suoi 16 anni, può essere considerato il grande talento di questa edizione, grazie ad una preparazione degna di sfidanti ben più maturi. Nonostante si sia guadagnato il soprannome di Brontolone, Federico darà di certo del filo da torcere alle sfidanti Irene e Yolanda. Irene è favorita per la vittoria? Insieme a Federico, Irene darà il meglio di sé per aggiudicarsi il titolo di vincitore di Bake Off Italia 2018. Con la sua grinta invidiabile, e una determinazione che non è mai mancata fin dalle prime puntate di questa edizione, Irene conquista irrimediabilmente il titolo di grande favorita di questa edizione. Tra i pochi ad essere costante nelle prestazioni, conoscitrice delle tecniche e sempre sul pezzo, Irene sembra avere qualche chance in più rispetto ai colleghi, anche se, come ben sappiamo, tutto è possibile nelle finali. Per quanto riguarda la terza finalista Yolanda, anche lei ha stupito pubblico e giudici grazie al suo carattere forte e alla sua determinazione, e potrebbe rappresentare la grande sorpresa del Cooking Show. Del resto, l'aspirante pasticcera era già riuscita a stupire ripresentandosi alle audizioni dopo l'eliminazione dello scorso anno, dimostrando grande consapevolezza nei propri mezzi. Vincitore Bake Off Italia 2018, l'opinione del web. Cosa pensa il pubblico di Bake Off Italia 2018 in merito al nome del possibile vincitore? Sebbene i pareri, come sempre accade in questi casi, siano abbastanza contrastanti, un nome su tutti è dato come favorito per la conquista dell'ambito titolo ed è quello di Irene. La grande maggioranza dei commenti sul profilo Facebook di Realtime conduce proprio alla concorrente più apprezzata di questa edizione: Irene è brava, Federico considerandola sua età lo è altrettanto, Yolanda nemmeno meritava di essere lì. Opinione personale ovviamente, spero vinca Irene, Federico è bravo ma si lamenta continuamente, Yolanda non so neanche come abbia fatto ad arrivare fino a questo punto,
a mio avviso deve vincere Irene, per il secondo posto mettiamo pure Federico così non si arrabbia troppo, in teoria dovrebbe vincere Irene. È sempre stata la più brava. Yolanda ha alternato momenti positivi e momenti negativi. Federico spesso fa dolci buoni ma non proprio belli. Irene è la più completa. Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like.